Accomodatevi. In che cosa posso esservi utile? Ma l'assessore non vi ha telefonato. Veramente sono stato assente qualche giorno e penso che voi abbiate parlato con la mia segretaria. Però dite pure a me, parlate liberamente. Che se sta stascando strada tu viene Melisandra. Papà, ti ho detto che mi devi chiamare Alex. A malapena Sandra, con questa Sandra io mi dai proprio nervo. Avvocato, avete capito con chi tengo a che fai? Con una figlia con la capa tosta che non mi rispetta e non riceve i consigli né della mamma né di me. E mi sono volto sempre contro. Purtroppo i giovani di oggi sono fatti così. Ma ditevi piuttosto in che cosa posso aiutarvi. Avvocato, niente di grave. C'è stata una discussione un po' accesa con la figlia del presidente del Forum. E a me questa qua, avvocato, mi vuole denunciare. Una discussione? Ma come? Tu le hai dato una capoccia e le hai scumato un rosa a sangue e la chiami discussione, avvocato. Avvocato, quando è mai? Quello è stato un momento di confusione. Un'amica mi ha dato una spinta e io involontariamente l'ho fatta cadere, però poi è involontariamente. Lisa, raccontala giù. Io mi sono informato con chi che ci sta e pare che non è così. Tu prima l'hai provocata e poi l'hai colpita. Avvocato, non sto a sentire mio padre perché io tengo pure i testimoni. Amici suoi. E quelli là ci stavano, papà, che vuoi da me? Va bene, lasciamo stare. Ma fammi capire, che danni gli avresti procurato? C'è un referto ufficiale. Avvocato, 10 giorni, salvo complicazione, hanno scritto i medici del pronto soccorso. Avvocato, là pronto soccorso ci sta un amico loro, no, un certo Gino, e quello ha gonfiato la cosa. Se c'è stato qualcuno che ha gonfiato, che io sei stato tu. Che le batto un naso come una carciofa che lo voglio. Va bene, poi guarderemo i referti ufficiali. Ma sei stato già interrogato dalla polizia? No, i carabinieri che stavano allo stato l'hanno arrestato e stava solo tenuto dentro una notte e un giorno. E chi scuorna per me, avvocato? Io che sono stato sempre incensurato. E quando ci saputo fare? È come se avessero ricevuto una pugnalata dentro il cuore. Mamma mia, papà, come la fai tragica, mi hanno tenuto dentro la notte e il giorno dopo mi hanno rilasciata. Io la faccio tragica e tu la fai come? Ti hanno rilasciato dopo che io ho messo la firma che mi sono messo tutte le responsabilità. Perché questa, avvocato, è minorenne. Minorenne incensurata, eh? Allora ricapitoliamo. Dalle testimonianze che poi dovrai riprodurre in tribunale, si potrebbe dimostrare che non si è trattato di un'aggressione premeditata, ma di un semplice incidente involontario. Ora mi recherò io stesso dai carabinieri e vedremo che cosa hanno riportato, Va bene, ho capito tutto. No, avvocato, non ti capito proprio niente. Ma calma, non sa da fare, perché questa firma si è messa in testa di entrare nelle forze dell'ordine. Papà, i vigili del fuoco, nella guardia di finanza, nella polizia, fanno meno i carabinieri, È la stessa cosa, non è vero, avvocato. Anche una notte passata dentro, questo è un precedente che potrebbe pregiudicare qualsiasi aspettativa. Ma come si fa ad evitare un processo? Ci vorrebbe che il padre della ragazza colpita ritirasse la denuncia. E noi perché se stiamo a capo, avvocato? Che l'assessore ci ha assicurato, se voi parlate col padre, il presidente della squadra, colpito da mio figlio. Involontariamente, sempre involontariamente. Ecco, dite che mia figlia si è pentita di quello che ha fatto. Vado a mettere pure in ginocchio, senza. Va bene, allora fatevi capire, io dovrei convincere il presidente a ritirare la denuncia. Avvocato, e quello l'assessore ci ha detto che voi siete tanto amico e che potete mettere tutto a tacere. Va bene, certo, sì, noi siamo amici e credo che una causa potrebbe essere un grave danno d'immagine anche per lui. Anche perché, avvocato, io faccio parte degli ultras e se quella non mi ritira la denuncia, io allo Stato faccio un casino, Non fai proprio niente, allo Stato non ti ci vanno proprio più. Sì, e poi che sto so da vedere? Se non fai proprio niente, se non vuoi venire la città, la faccio andare, la faccio andare, l'avvocato. Calmati, calmati. Calmati Francesco, questa dovevi usarla prima, ora mi è andata prima che fa, non l'avvocato. Va bene, comunque lasciate fare pure a me. Ora ci dobbiamo però pensare bene, dobbiamo trovare una soluzione. Ecco, ci sono. Possiamo organizzare un incontro domenica mattina, proprio prima della partita, tra te e la figlia del presidente, così per riappacificare. E possiamo chiamare televisioni, stampa, giornalisti. Va bene così. Questo qua si può fare, avvocato. Allora lasciate fare pure a me. Ora parlerò io stesso con l'assessore. Anzi, facciamo una bella cosa. Facciamo essere presente anche lui all'incontro. Così facciamo un po' di pubblicità, va bene? Sì, sì, va bene. Grazie, grazie, avvocato. E tu lo ringrazi? Sì, sì, grazie, avvocato. E sempre forza Juve, Forza Inter! Cesare. Piacere, si accomodi. Ma come ha detto che si chiama, scusi? Vercingetorige, di Cesare. Mi scusi, sa, ma la mia segretaria mi aveva appuntato un altro nome.
sua segretaria simpatica mi ha fatto tornare in continuazione dicendomi che lei sarebbe tornata in giornata, ma poi ho capito che lo faceva per qualche interesse verso di me. Ma lasciamo stare. Dunque, sono venuto qui da lei per chiederle un consiglio. Mi sono informato e mi hanno assicurato che lei per certe questioni è uno specialista, perciò spero che lei mi possa dare il giusto consiglio che le assicuro eseguirò fino in fondo. Va bene, mi dica, ma posso domandarle se è lecito lei di che cosa si occupa? Veramente io sto nello staff di mio suocero, vale a dire che abitiamo insieme perché mia moglie è figlia unica e quindi possono permettersi di farci stare bene perché rendite accumulate nel tempo. Mio suocero certamente lo conoscerà, è stato in politica e ha fatto per tanto tempo il... Come il suonatore? Ma suonava in una grande orchestra. Ma che avete capito? Il senatore. Ah, senatore? Sì, sì, è stato un personaggio importante. Ma ancora adesso che è vecchio non si è ancora ritirato dalla politica. Vuol far vedere che è meglio degli altri. Si sente tanto importante lui. Qui la gente lo tiene tanto in considerazione. Però di dietro lo criticano, ma davanti lo riempiono di tante adulazioni che a me mi fanno venire una nausea, mi fanno venire. Il fatto più grave è che quando fa le riunioni con certi buzzurri come a lui, mi avrebbe voglia di prenderli tutti quanti a pedate. Ma lì no, mi costringe a stare presente e magari a servire i pasticcini e liquori. Avvocato, vorrei fuggire lontano un miglio, ma non si può. Quello mio socio si offenderebbe a morte e mia suocera pure. E la figlia pure, se si mette in testa, lo sa solo il diavolo che cosa. E mi tengono in broncia un'intera settimana. In fondo, mia moglie è figlia unica, dice che è la pupilla dei suoi occhi. Così, se capita che non si sente bene mia moglie, subito chiamano il dottore e fanno il finimondo. Ma è naturale. Lei ha parlato di figlia unica, è normale che le riservino certi tipi di attenzione. È naturale, ma non è naturale che se la prendano con me e mi facciano sentire un intruso, un mantenuto e un buon a nulla. Ma almeno lei gliel'ha fatto notare queste cose. Lei capisce, è intelligente. Beh, non è che sia tanto intelligente. Vuole dire che se ci parlate non sembra nemmeno stupida. Cioè, sembra piuttosto capace, ecco. E allora? È viziata, è isterica e a volte mi sembra una capra selvatica. O ride con un riso insulso che a me mi fa venire proprio i nervi. Oppure si butta sul letto e piange come una bambina. Uè, uè! Ma lei gliel'ha chiesto le motivazioni di tale comportamento? Certo, tante domande. Che cosa c'è? Ma che c'hai da piangere? Ma che ti manca? Niente, avvocato, è come che le domande le rivolgessi al muro. E allora qui non le serve un avvocato, qui le serve uno psichiatra, uno psicologo. Ma mi faccia fare il quadro completo della situazione. Così lei mi vorrà dire se ricorrono gli estremi per un divorzio. E allora quando le cose stanno così, parli pure. Avvocato, il guaio peggiore è la mamma, mia suocera, che come sente piangere la figlia, arriva sparata come una saetta. E con lo scialle nero sopra le spalle, attacca una lagna, con una voce stridula alla megera. Che cosa c'è, figlia mia? Tesoro! E di nuovo lui, eh? Quel brutto nulla facente! Povera la mia bambina, che ti ha fatto? È un diluvio di parole contro di me che non è il caso di ripetere. Allora mi allontano per non commettere uno sproposito. Giusto, però veniamo ai fatti salienti, Sì, ma io per sentire quelle parole mi rode l'anima. Mi verrebbe voglia di prendere quello scialle nero e avvolgercelo attorno al collo e stringerlo con queste mani fino a soffocare. Ma poi mi rendo conto che non è il caso di compromettersi. Meglio, però è meglio stringere. Sì, ma è necessario farle capire l'ambiente con cui ho a che fare, così ne mi potrà dire sul da farsi con più cognizione di causa. Va bene, ma veniamo al sodo. Sì, allora, le dico che quando mia moglie non si sente bene, la suocera, dopo la solita lamentela, manda a chiamare il dottore. Anzi, il nuovo dottore, così lo chiamano. Come il nuovo dottore? Dunque, voi dovete sapere che prima si servivano da uno più attempato. Poi l'hanno sostituito con uno più giovane, che predilige mia suocera. Un bel giovane alla mano, niente da dire. Ma io solo a sentirlo mi si accappona la pelle. Mellifolo, viscido! E siccome il nuovo dottore è un medico, come dire, da donne. Che significa da donne? Vuol dire che è uno ostetico. Così quando devono parlare mi mandano via. E io non so che cosa si dicono in segreto. Va bene, lasciamo stare, giovanotto, il dottore. Il fatto del dottore è importante, direi fondamentale. Perché è proprio lui la pietra dello scandalo.
Se non fosse per lui, io vivrei come un bascià. Infatti a me che cosa mi manca? Una moglie giovane e graziosa. Bambini non ne abbiamo ancora. E lei è figlia unica. E fra 100 anni, avvocato, i suoceri, sarà tutto suo. E vale a dire anche mio. Ma spesso a casa mi fanno trovare in difficoltà, fino a farmi trovare disagio. E questa a me non mi va. Perché mio suocero è un uomo rozzo, lì l'avrà capito, un perfetto ignorante. Oh, ora posso dirlo, sfogarmi. Perché sono sicuro che lei non glielo riferisce, vero? Certo che no, però è meglio stringere. Sì, ecco. Allora le dicevo che quando chiamano il dottore, arriva subito, che il diavolo se lo porti. Io solo a pensarci mi viene voglia di prendere il coltello e pugnalarmi. Lasciamo stare, giovanotto, non scherzi. Ma mi dica, ma lei avrà dei sospetti forse che il nuovo dottore con sua moglie... Ma chi? Mia moglie? Ma quella è una brava ragazza, una ragazza tutta casa e chiesa. Ma io, una ragazza per bene. Ma io parlo del nuovo dottore, che possa morire tra le fiamme di un incidente stradale. Nessun sospetto, ma lui avrà messo in giro qualche pettegolezzo. E la gente sta sempre pronta ad ascoltare e a credere a tutto. Perché poi in fondo, avvocato, si tratta solo di pettegolezzi. Ma poi, quando vado in giro per la strada, più di una volta ho visto la gente che fa qualche allusione e mi hanno messo la pulce nell'orecchio. E allora sono stato più attento e ho potuto notare che la presenza del nuovo dottore, che lei, mia moglie, diventi un'altra persona. Allora mi sono fatto coraggio e gli ho detto: dimmi un po', bellezza mia, ma com'è questa storia che quando arriva il nuovo dottore tu diventi un'altra persona? E lei indovini che cosa mi ha risposto? Indovini? Su. E indovini? Ma me lo deve dire lei, è pure in fretta. È scoppiata a ridere con quel suo. Che ho pensato subito di darmi un altro colpo al cuore. Giovanotto, non scherziamo, ma dopo? Avvocato, io sono tentato di prenderlo per il collo e farglielo pagare a quel dottorino. Non sopporto più questo modo di guardarla, quei sorrisini che le fa. E mi sono ripromesso una volta per tutte di farla finita. Fino a quando dovrò subire una simile vergogna? Tutto il paese parla di me. Non c'è una scelta, una via d'uscita: il divorzio. Lei cosa mi consiglia? Certo, anch'io non vedo altra soluzione se non il divorzio. E poi, visto che lei non prova più tanta considerazione per sua moglie, è che non ci sono figli di mezzo, è che purtroppo il paese mormora, sì, è meglio divorziare subito. E poi, quando non c'è più l'amore in un rapporto, meglio troncare subito. Lei parla da pure. Ma cosa c'entra? Io non è che odio mia moglie. Avvocato, ma perché dovrei odiarla? Anzi, ora che sto a mente fredda e ci penso, posso dire che l'amo ancora. Anzi, l'amo tantissimo. Io in quanto erudizione, lei se ne sarà accorto, non sono da meno al dottorino e quindi a confronto non ci figuro. E quindi penso che sia un fatto passeggero, un'infatuazione del momento. E poi, pensandoci bene, che ne sarà della mia posizione nel caso chiedessi divorzio? Perché lei avrà capito che io sono un orfano, sono solo, senza un amico, senza un parente. E allora che devo fare? Il giovane senza arte ne parte alla ricerca di un nuovo partito. Ricominciare da zero. E se finisco in un inverno peggiore? Almeno qui conosco la mia disgrazia. Giusto. E poi sono sempre il genere ereditario. La 100 anni, avvocato, Chi non l'ha detto nel prossimo futuro, capisce? Cosa ne dice lei? Cosa mi consiglia? Capisco. Va, è meglio tralasciare il divorzio, va. È meglio la pace. Poi, guardando pure la sua situazione patrimoniale, è meglio la pace. Pace. Ma quale pace? Quando può? Mi viene in mente lui, il nuovo dottore, che ha messo in giro pure la voce che io starei per divorziare. E la cosa sarà giunta sicuramente nelle orecchie dei miei soci e di mia moglie, che a quanto pare non sembrano così tanto allarmati. Ah, e se lo vogliono loro il divorzio, perché dovrei oppormi io? Per far credere a loro che sono mantenuto e che vivo alle loro spalle? E no, questa immunizzazione proprio no. Avvocato, bisogna chiedere subito il divorzio. Smettate nei miei panni. Se a lei capitasse la mia stessa situazione, cosa farebbe? Io credo che sia meglio chiedere il divorzio e fuga, via, dall'altra parte del mondo. E così
Certo che è così. Anche io trovandomi nella sua medesima situazione, fuggirei all'altro capo del mondo, sicuro. Perché per lei è facile. Divorzio e fuga dall'altra parte del mondo. E lei c'ha i mezzi e le sostanze per fuggire. Ma io dove fuggo? Chi mi potrà mai ospitare? Lei? Io? No. Come faccio? Vede? Così sarebbe se mi rivolgessi a chiunque altro. Avrei solo rifiuti. Invece, pensandoci bene, con mia moglie mi ci trovo. Cosa potrei rimproverare a mia moglie? Prove e fatti concreti, come dice lei, non ce ne sono. Ma non sono io che le chiedo prove e fatti concreti, ma qualsiasi giudice. Ma lei lo sa che se sua moglie si oppone la può denunciare per diffamazione? Come? Lei a me? Certo. Il nuovo dottore, allora? Non lo posso denunciare io per diffamazione? No, finché avrò davanti agli occhi per il mostriciattolo, non mi viene più voglia di guardarla mia moglie, né di avvicinarla, e ne di fargli una carezza, ecco. Ma mi risponda francamente, giovanotto, ma diciamo lei da quando non fa più l'amore con sua moglie, ecco, arrivato a questo punto della discussione è un dato fondamentale. E da quando è entrato nella mia vita e nella sua quel maledetto dottorino dalla faccia butterata e il sorriso maledetto? Niente, non mi riesce più. Ma neanche lei mi sollecita più come una volta. E allora se le cose stanno così è il gioco forza divorziamo. E che ne sarà della mia posizione? Cosa può fare un giovane come me in questi tempi duri, di crisi, di disoccupazione? E allora non divorzi? Non divorzio. E il dottorino allora? E allora divorzi. E la mia posizione? Faccia vivere senza mezzi. Devi divorziare, basta! Devi divorziare, sennò ti impizzo come un tordo, hai capito? Aiuto, aiuto, correte, aiuto! Sono 2 ore che mi tieni inchiodato qua, con tutto quello che c'ho da fare! È arrivato il principe, hai detto, buttalo fuori sto principe! Andiamo, sì. Ma che body, signorina, mi meraviglio di lei che mi ha detto che questo era un bravo avvocato. Ma ancora? Invece nel cumeno, un violento! Mi voleva infilzare, mi voleva! E sono ancora fuori! Vuoi fare i conti? Sì, dovrei fare i conti con me. Li faremo. Anzi, sai che faccio? Io, i tuoi conti, li metterò tutti in piazza. No. Li farò uscire sul giornale e anche in televisione. I tuoi conti con tutti gli intrallazzi che hai fatto. Pazza, che ne sai tu dei miei conti? Io non sono pazza, io sono lucida e ho le prove. Ho tutto registrato e conservato le tue malefatte. Se non mi concedi il divorzio, senatore Costamagna, io ti distruggo. Ma chi distruggi? A chi distruggi? Io le faccio vedere io. Mamma mia, certo, aiuto! Aiuto! Aiuto, è pazzo, è pazzo! Segretario, vieni qua, qua! Io ti ho ucciso! È l'acqua salda. L'acqua di ghiaccio. Di ghiaccio. Una botta. Come mi sentite? Meglio. Me l'aveva detto, no? Che è l'acqua salda, no? Fa bene pure alla capra. Ma sa. Da domani lo potete vedere anche su trigoamici.it di Tony Guglielmo.
e per dopo ancora un voto. Bravo! Bravo! Mi hanno stupito, veramente. Non ci credevo perché è una cosa abbastanza complessa, perché intendevo portare più che una recitazione semplice, una prova d'attore. Cioè molti di questi miei interpreti, possiamo chiamarli anche attori amatoriali, senz'altro, si sono cimentati in un'impegnativa recitazione. E per me io sono soddisfatto. Speriamo che lo sia anche fatto. Grazie.